Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 27 ottobre 2021. Coronavirus, nuove norme per gli ingressi in Italia dall'estero, abolito lo speciale regime restrittivo precedentemente in vigore per gli arrivi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. I quattro paesi rientrano ora nella disciplina generale prevista per le nazioni dell'elenco E. L'ingresso in Italia è dunque consentito esclusivamente per esigenze di lavoro, di studio, di salute o di assoluta urgenza. Arrivo permesso inoltre ai cittadini italiani, UE, Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile, anche se non conviventi, con cittadini italiani, UE, Schengen, soggiornanti di lungo periodo che devono raggiungere l'abitazione, il domicilio, la residenza del partner in Italia. Possono fare un ingresso in Italia anche gli atleti partecipanti a competizioni sportive di interesse nazionale e i loro accompagnatori. Chi fa ingresso in Italia dai paesi dell'elenco E deve compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un'attestazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone, test molecolare antigenico, risultato negativo. Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Aggiornata anche la lista dei paesi inclusi negli elenchi C e D. Chi fa ingresso in Italia avendo nei 14 giorni precedenti soggiornato o transitato nei paesi della lista C deve compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni oppure l'avvenuta guarigione o ancora l'effettuazione di un test con esito negativo. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, diventa obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine dei quali è obbligatorio sottoporsi a tampone, test molecolare o antigenico. Chi entra in Italia avendo soggiornato o transitato negli stati dall'elenco D nei 14 giorni precedenti all'ingresso deve compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un'attestazione di essersi sottoposto a tampone risultato negativo, presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni. In mancanza della certificazione Covid e fermo restando l'obbligo di tampone, è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Solo chi proviene da Canada, Giappone e Stati Uniti può esibire come certificazione verde anche la certificazione attestante l'avvenuta guarigione da Covid-19. Tutti i dettagli sulle norme che regolano i viaggi da e per l'Italia sono disponibili sul sito www.esteri.it nel focus cittadini italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia. Doppio avviso di assunzione all'Ambasciata d'Italia a Ottawa. La rappresentanza ha indetto due procedure di selezione relative a un impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo, un impiegato a contratto da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore traduzione e interpretariato. I requisiti richiesti sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado per l'assistente amministrativo e di secondo grado per il collaboratore amministrativo, avere la residenza in Canada da almeno 2 anni. Per entrambi gli avvisi, disponibili nel dettaglio sul sito www.ambottawa.esteri.it, la scadenza entro la quale candidarsi è fissata alle ore 23:59 del 22 novembre. Restiamo in Canada perché il Consolato Generale d'Italia a Vancouver segnala ai connazionali che nella settimana dell'8 novembre 2021 un addetto dell'ufficio passaporti sarà a Calgary per acquisire i dati biometrici, fotografia, firma e impronte digitali di coloro che desiderano ottenere un nuovo passaporto evitando lo spostamento fino a Edmonton. Sul sito www.consvancouver.esteri.it sono disponibili ulteriori informazioni in proposito.
Ultima notizia, verrà presentato martedì 9 novembre il rapporto Italiani nel mondo 2021 della Fondazione Migrantes. Appuntamento alle 10 presso l'auditorium Bachelet del TH Roma Garpegna Palace. Giunto alla 16ª edizione, il volume coinvolge ogni anno numerosi studiosi dall'Italia e dall'estero per approfondire i temi della nuova e della vecchia immigrazione italiana. Attenzione particolare nel report di quest'anno alla crisi pandemica che ha inciso anche sulla mobilità e in generale sulla vita dei connazionali residenti all'estero. L'incontro si terrà in presenza previa iscrizione, ma sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Conferenza Episcopale Italiana. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.